E i brasiliani, pur senza Pelé che si infortuna subito ed è ottimamente sostituito da Marindo, fanno il bis 4 anni più tardi in Cile. Nella finale di Santiago i brasiliani devono vedersela con la coriacea Cecoslovacchia, che va per prima in vantaggio col suo miglior uomo, Masopust. Il Brasile ha in campo rispetto a Stoccolma poche novità, Mauro per Bellini, Zosimo per Orlando e Amarildo per Pelé. Ed è proprio Amarildo a suonare la sveglia, conquistando il pareggio con un gol molto bello per preparazione ed esecuzione, quantunque ci sia stata una certa responsabilità del portiere cieco. Il Brasile poi con facilità va a segno ancora con Zito e Vavà e diventa bicampeon do mundo, a conferma di un'indiscutibile superiorità dei suoi giocatori sul piano della tecnica individuale. L'Italia è eliminata al primo turno di finale dopo aver dato vita a una gara rissosa contro il Cile. L'arbitro inglese Aston perde il controllo della situazione e i cileni ci fanno fuori approfittando del nostro nervosismo. Né van meglio le cose per noi nel 66 in Inghilterra. Gli sconosciuti, snobbati, velocissimi coreani del nord ci procurano una delle più cocenti delusioni della storia del nostro football. Park Do-hik, pur essendo più dentista che calciatore, segna. E i milionari della pedata italiani se ne tornano a casa tra l'irridente scherno degli inglesi. La finale è tra l'Inghilterra, brava anche se super protetta, e la Germania occidentale. E sono proprio i tedeschi ad andare per primi in gol con Helmut Haller. Magnificamente orchestrati da Bobby Charlton, che riesce a dare razionalità al loro tradizionale slancio agonistico, gli inglesi pareggiano con Hurst e nello stadio imperiale di Wembley i fan d'oltremanica riprendono cuore. Tra i tedeschi si mette in mostra un giovanotto di belle speranze, certo Franz Beckenbauer, destinato a diventare un superasso. Sono comunque gli inglesi a giocare meglio e ad andare meritatamente in vantaggio con Peters. Ma a tempo praticamente scaduto, a seguito di una paurosa mischia davanti alla porta di Banks, Weber mette dentro il gol del 2-2 che rende necessaria la disputa dei supplementari. L'epilogo dell'appassionante partita di Wembley si tinge di giallo. Un tiro di Hurst picchia sotto la traversa e rimbalza. Dentro, fuori, l'arbitro è lo svizzero Dingst, che non smentisce la tradizionale neutralità elvetica. Fa il Ponzio Pilato e si rimette al guardalinee sovietico Bakramov, il quale non ha dubbio alcuno. Gol, decreta. Poi segna ancora Hurst e è il 4-2 definitivo a favore dell'Inghilterra. Ed eccoci al Messico nel 70. L'Italia, reduce dall'epica semifinale vinta per 4-3 sulla Germania, affronta il Brasile. Il sommo Pelé sembra trovare un filo invisibile cui appendersi, resta librato in aria e segna. Si mette subito male. È Boninsegna a farci sperare di nuovo. Ruba un pallone d'astuzia ed agilità, si avvicina all'area di rigore brasiliana, salta un paio di avversari, fa in tempo anche ad evitare lo scontro con Riva e infila, 1-1. In tutti è ancora vivo il ricordo dell'incredibile gara con la Germania, chissà. Ma non c'è nulla da fare. Il Brasile ci è nettamente superiore e segna ancora con Gerson nel suo gran cervellone, con Jair Signo e poi con il capitano Carlos Alberto.